Salve ragazzi e benvenuti su Portali sono infinito, Pokémon Mystery Dungeon ovviamente. Allora, perché ho scelto questo episodio qua? Questo più che altro capitolo della serie? Ve lo spiego dopo. Intanto direi di far nuovo gioco e selezionare chi essere. Anche se forse bene o male li conoscerei già. Visto che comunque sia è vecchio, dal 2013 questo gioco, quindi vabbè. Vabbè, forse ora starete pensando, ragazzuoli, ma Giulia, hai scelto quello più, diciamo, più scarso. Potevi sceglierne altri. No, ragazzuoli, perché gli altri ho già fatti, primo. E secondo, questo è l'unico che manca e non mi sembra giusto discriminarlo solo perché è venuto un po' male. Che poi male, dove? Non lo so, vabbè. A me, ragazzi, non è sembrato. Se poi, solo perché il testo è lento oppure perché ci sono meno Pokémon rispetto agli altri Mystery Dungeon, quelli ragazzi sapete che vi dico, sono cazzi vostri, ecco. Il testo se manca, forse per me è meglio così, perché tanto alla fine non lo so. In realtà sono più, mi piace di più scegliermi, non so, ecco, non mi piace avere l'ansia di dover rispondere alle domande, non so perché. Però vabbè, ecco, magari un punto da chiarire è questo. Forse in effetti potevano metterne di più, cioè tutti quelli dalla prima alla quarta generazione. Però vabbè, mettiamo che volevano fare come hanno fatto con Unima, tipo hanno fatto un Pokédex di soli Pokémon di Unima, appunto. E qui volevano dire vabbè, facciamo come abbiamo fatto lì e ci mettiamo solo Pikachu perché, boh, perché è la mascotte. E vabbè, e gli altri sono di Unima. Vabbè. Allora, tra l'altro io non sapevo che altro scegliere, quindi va bene. E niente, vabbè. Allora, io mi sono scelto Axie adesso. E voi? Cioè, e lui sarà? Il mio compagno sarà? Vediamo un po'. Pikachu, vediamo un po'. Sarebbe bello, ma a differenza di quello di Super Mystery Dungeon, questo non ha l'acerboso, quindi ci rimetto un po'. Vabbè, vediamo un po' che altro ci può essere. Allora, Oshawott, che se non erro lui ha Hydro Pulsar, se non erro, oppure lui che aziona braciere col Code Supplica, oppure lui che non ha niente a distanza, farei Tepig, ecco, che si vede di rado una coppia come Axio Tepig, e poi Axio debole al ghiaccio, quindi servirà un tipo fuoco. Il tipo erba lo avremo comunque, cioè ce ne sarà uno che si unirà automaticamente alla nostra gang. Il tipo acqua si può rimediare in giro e nulla. Il tipo elettro anche quello, non potremmo rifiutarlo, diciamo, come compagno, perché comunque sono i primi che ti fai e dici no. Sarebbe come se mi iscrivavo a Facebook e elimino i primi amici che mi capitano. Ok, nome? Ma ovviamente mi chiamo Jolly, come dovrei chiamarmi io, se non come il nome del canale, che in realtà è un po' un mistero, ma rispecchia un po' come sono nella realtà. Quindi, ecco. Ok, 92 chi se ne frega tanto, è solo quando sono nato, per intendersi, ecco. Ok, mi piacerebbe sapere da dove vieni, non come sei arrivato qua. Io provengo dal mondo degli umani in teoria, ma tu vallo a spiegare a un Tepig. Comunque ragazzi, sì, insomma, mi sono detto, c'era la Terra della Nebbia in Super Mystery Dungeon, c'erano riferimenti a Portale sull'Infinito ormai, ma sì, portiamolo. Poi se uno non gli piace non lo seguirà, e quindi amen.
Ecco. E niente, vabbè, io sono un po' imperfetto, ma dai, a me è piaciuto per quei pochi aspetti positivi, che poi pochi, vabbè. C'è anche da dire ai ragazzi che i fan di oggi sono inaccontentabili. E poi, non so, mi è piaciuto di meno Super Mystery Dungeon verso la fine, tipo, perché c'è quella storia della materia oscura che è dentro ognuno di noi, però alla fine solo la compagna scompare. Quella cosa lì, quando ho fatto Super Mystery Dungeon, non mi è piaciuta, perché mi sono detto, allora sti cazzi, dovremmo scomparire tutti, non solo la compagna. Poi anche la storia di Mew mi ha fatto un po', diciamo, deprimere, perché ho detto, ma vaffanculo, a sapere che era Mew tutto il tempo, invece si è trasformato in un altro, non so, Piplup, oppure Fennekin, o Cicoretta, quel che volete, boh. Cioè, mi sono detto, no, questa storia puzza un po', Super Mystery Dungeon pecca un po', anche quello, non è perfetto, mi spiace. Ditemi pure quello che volete. Però anche lì non mi è piaciuto, anche perché si livella di merda. Dai, livello 26, 28, ma che razza di prese in giro sono, ragazzi? Almeno qua, non so, arrivi a 36 se ti impegni anche 37, toh. E i Gaudiosemi ancora esistono. Dai, vedi che Gates to Infinity non è così malvagio. Ma la gente, se non esagerava all'epoca, non era contenta? Eh beh. Io, ragazzi, vi dimostrerò che può essere piacevole anche portarli su un infinito. Ecco. Allora, tornando a noi. Il punto è impraticabile. Che vuoi farci? Ok. Da quella parte possiamo andare? Mi sa di sì, perché se no, dovremmo fare se no. Dai, proviamo a entrare nel dungeon. Magari correndo, se hai di fretta perché stiamo camminando. Ma vabbè. Andiamo a modificare. Anzi, no, questo no, forse. Il passo lo voglio veloce. La griglia mi fa uguale. Guarda nemico. No, il resto va bene. Allora, vabbè, dai. Andiamo, che se no non si va più avanti. Ok. Ok. No. Non volevo, vabbè. Allora, sti cazzi. Allora, tu devi morire. Bene, bravo. Bravo lui che muore. Ok. Soliti tutorial all'inizio. Sapete com'è. Nella parte 1 non è che uno può aspettarsi chissà chi, quindi. Ah, vedete, il colpo normale adesso fa solo 5, come faceva in Super Mystery Dungeon. Che poi vabbè, è un successore, non è un predecessore. Un paragone un po' sbagliato, però insomma dai, l'importante è che sia capito. Cioè non è più proporzionale, diciamo, al livello e all'attacco che avevi prima in Esploratore del Cielo. Ma questo forse è un bene, ragazzi, perché in fondo, se no la sfida dove starebbe? Eh beh, scusa. Allora, certo, da un lato non possono esserci boss che hanno 10.000 PS come Super Mystery Dungeon, ma dall'altro lato devi anche stare attento che non siano troppo facili, perché se no uno dice e sti cazzi boss finale, non si chiama neanche finale. Cioè non ci riesci a credere tra più che altro. Ok, vabbè, lo so che signor KO finisce l'avventura, dai, ed è game over. Ok, capitano avviato del gioco, ovviamente, che deve dirci però. Se no, ti pare che io possa non saperle ste cose. No, non si può non sapere. Divieto assoluto. Oh, bravo. Ok, bravo così. Bravo, bravissimo. Tu se non te ne vai, te ne andrai adesso. Ok. Là mi puzzo di vicolo. Cieco, andiamo di qua, andiamo
Mi alleno ancora un po', non guasta mai, un po' di allenamento, sapete com'è. Ok, ho notato che sono a livello 7, beh meglio così insomma. Tanto, voglio dire, allora adesso, sì, dovremmo essere vicini all'uscita, ho capito. È inutile anche curarsi perché tanto, anche se riprendiamo PS durante, diciamo, la camminata, cioè il gioco piuttosto ci dice, vabbè, sti cazzi, ti lascio la vita così. Tanto non ci sono boss. Forse più in là, ma l'episodio 3 ci saranno, non so, ma per adesso no. Ok, andiamo avanti, va bene. Che impegno avrà avuto da sbrigare questo Tepig, chi lo sa. Ma io adesso vedrò, anche se di lì a poco non lo sappiamo, però diventeremo il loro compagno, il suo compagno anzi. Ok, è arrivato in tempo. C'è un Quagsire. Ok, si occupa della gestione del territorio. Ok. E niente, stavo per tornarsene a casa. Ok, ma siamo arrivati. Quindi adesso puoi anche smetterla. Dai, acquistiamo questo territorio. Dove dice che sta accadendo di tutto in questo posto. Però non c'è un bel nulla. È un po' contraddittoria la cosa, però vabbè. Cioè, stanno spuntando dungeon come funghi. Diceva, vabbè, più che altro. Ok, acquistato il certificato, ora possiamo fare cosa? Vediamo un po'. Ah, ok, costruire il Poképaradiso. Eh sì ragazzi, questa sarà la quest secondaria di questo gioco. Insomma, dai, diciamo che sarà molto utile per la nostra avventura il Poképaradiso e vedrete in futuro perché. Per adesso non possiamo farci niente, perché insomma non abbiamo nessuno che se ne possa occupare. Noi da soli non possiamo far nulla. E niente, i sogni però per essere realizzati bisogna che ci sia, diciamo, gente che ci aiuta. Un aiuto materiale. Già, perché se uno vive di solo sostegno mi sa che muore. Già. Intanto noi ci viene in mente il Moon di prima che stava inseguito da un High Dragon. Sì, sarà in pericolo, però noi non possiamo farci niente. Non possiamo andare a soccorrerlo se non sappiamo dove si trova. E niente, va bene. Tepig ci chiede, vuoi darmi un soprannome? Noi non glielo daremo. Vabbè, anche perché io non saprei come chiamarti, quindi ecco, nel dubbio ti metto sta cosa qua, cioè ti lascio così. Ok. Vabbè, sogni così a random e nulla. Poi ci siamo finiti in questo... Porca puttana ragazzi, scusatemi, eh. Ok. Bene. Non so perché proprio adesso devono iniziare a accettarmi, vabbè. Hanno capito che mi stavo preparando per fare una parte di gameplay, allora hanno detto, vabbè, andiamo a rompere le palle, perché Joey sicuramente è... non è che gli disturbiamo, eh. Cioè, della serie, no, guarda, sicuramente no. Ok, vuoi salvare il gioco? Io lo salverei adesso, va bene. Facciamolo.
Allora, adesso invece che facciamo? Ah, ok, si dorme. Vabbè, giustamente. La giornata è volata, quindi. Speriamo non piova, bisognerebbe ripararsi dalle intemperie. Intemperie. Anzi, ho detto bisognerebbe potersi riparare. Allora, vabbè. Allora, abbiamo dormito male. Non è facile ammetterlo, però, Quagsire, abbiamo dormito maluccio. Eh sì, non sapevo che dire in questi minuti, però vabbè. Che vuoi farci vedere? Ok, da questa parte, d'accordo, va bene, ok. Allora, si mette a canticchiare, contento lui. Dai, andiamo a conoscere un carpentiere allora. Ok, e questa è Villa Ristoro. Eh già, terra della nebbia, Brumezia, Villa Ristoro. Insomma, ragazzi, troppi streghe, non ce l'ho fatta. Ho detto, io sento il dovere di portarlo. E poi ci sono cose anche, insomma, tutto sommato belle, tipo Leon de V. Non sto a spiegarvi cosa sono perché tanto diciamo che lo scoprirete più avanti. Oppure, non so, novità, il metaportale, vabbè, che non c'entra niente con la storia, però c'è. Ma basta, madonna, l'ho silenziato il gruppo, non lo so. Comunque, dicevo, vabbè, non mi chiedo ste cose. Piuttosto ci sono Rock'n'Roll e Ducklet che si stanno battibeccando, tipo, vabbè. Allora, ma litro ormai non si contano più, ho detto. Ah vabbè, chissà, quelle sono cose secondarie. Vabbè, tanto. Tanto voglio dire, la lite è loro. Neanche io avrei mosso un dito, però insomma, vabbè. Allora, dai, carpentiere time. Dai. Che se no facciamo un casino su per un carpentiere che nemmeno poi abbiamo l'occasione di andare a trovare. Ah, ok, volendo potrei anche farlo nella parte, diciamo, successiva, però mi sono detto adesso che senso ha? L'abbiamo nominato. Tanto vale andare a visitarlo allora. Dai, una parola. Una. Minchia tepica, quante, insomma, dai, andiamo e basta. Vuoi sta casa o vuoi parlare? Vuoi discutere, insomma. Vabbè, il nostro partner ogni tanto fa delle domande un po' così, superflue. Non stupide, però, insomma, la tira per le lunghe. Eh già, mi sa che è un po' più un erboruto il carpentiere, eh? E quale Pokémon migliore se non un'evoluzione di Timburr? Eh già. Allora, lavoro, esatto. Eh sì, ci devi fare una casa, amico. Sempre che tu voglia, eh. Non ti costringiamo, eh. Però, insomma, ci procureremmo i pochi soldi. Ecco, se questo può, diciamo, convincerti. Ok, accetta, bene, dai. Grazie, prego, è il suo lavoro, eh. Ah, non serve? Beh, meglio. Ah, ok,
Grotta di pietra vuole delle pietre azzurre. Madonna, sto gruppo. Ragazzi, io giuro che non capisco perché. Io ho disattivato le... Ah no, è Vodafone. Madonna, però tutti scassare, voglio dire, ragazzi. Cioè, io lo sto tenendo in carica, per dire. Se no... Insomma... Vabbè. Allora, dai che sono 23 minuti quasi che sto registrando. E ancora... Ehi! Che succede? Vabbè, niente. Allora perché mi rincorri? Allora cosa vuoi? Lasciami andare a trovare le pietre azzurre, ma non lo so io. Sta gente prima ti ferma, poi non vuole niente. Oh, madonna. Oh. L'incoerenza del merda. Ok. Vabbè, dungeon misteriosi. Io mi chiedo cosa siano, nonostante li ho attraversati, non so, miliardi di volte, tanto per dire. Ok. È vero, è vero, è vero, si può anche trovare Pokémon fastidiosi o pericolosi, tesori, lingotti. Ecco la novità di questo capitolo, che tra l'altro arrivano anche prima rispetto a Super Mystery Dungeon, dove fanno il loro debutto tipo nel capitolo 10 o 11, mi pare. E niente ragazzi, qui invece arrivano presto. Nella parte 2, se non erro, dovremmo essere già in grado di trovare qualche ingotto. Spero di non essere troppo sfigato, però dai, insomma, non voglio tirarmi la sfiga addosso. E niente ragazzi, allora io salvierei e nulla, ci becchiamo la parte numero 2. Se questa vi è piaciuta, se l'inizio di Portale sull'Infinito vi ha convinto, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e se no sapete come la penso io, no? Ecco, se dovete fare, insomma, polemiche, via dalle palle, perché io non voglio sta cosa qua, ok? E piuttosto... Guardate qualcos'altro perché io, insomma, ecco. E nulla, detto questo, ci si ribecca domani.